Bentornati amici di Obiettivo News con una nuova puntata speciale dedicata questa volta al mondo del Land Rover e in particolare al Land Rover Club di Levone. Sono con me presenti qua il presidente, il vicepresidente, ciao, grazie dell'invito. E Diego Rovei, benvenuti. Grazie. Un'associazione la vostra che si avvicina a compiere quasi 10 anni, il prossimo anno arriveremo a quota 10. Sì, stiamo per spegnere le 10 candeline, è per noi un orgoglio essere riusciti a creare questa associazione nel 2015 da un gruppo di amici che aveva in comune la passione per il Land Rover e abbiamo deciso di provare a creare un gruppo che fosse anche aggregativo, che portasse un po' di novità nel campo del fuoristrada, che non fosse essenzialmente legato alla pratica del fuoristrada, ma anche tutte quelle attività collaterali come appunto il fatto di potersi trovare, di stare insieme, di passare del tempo insieme. Quindi dal 2015 vi siete costituiti? Ci siamo costituiti nel 2015 e abbiamo portato avanti la nostra attività che era collegata a delle uscite escursionistiche sul territorio del Canavese, poi ci siamo allargati piano piano anche alle regioni vicine, siamo andati in Francia, abbiamo girato un po' la Liguria, la Toscana, l'Emilia Romagna e quest'anno su iniziativa di alcuni soci vorremmo riuscire a proporre un'escursione in terra africana e nel mese di giugno dovremmo andare in Corsica per un'altra escursione di circa 5 giorni. Cosa significa essere soci del Land Rover di Levone? Essere soci del Land Rover Club Levone è un aspetto che siamo riusciti a comunicare con fatica negli anni, perché vuol dire fare parte di un gruppo che appunto condivide prima di tutto la solidarietà, l'amicizia e la voglia di trascorrere del tempo insieme. Gli eventi e la partecipazione all'attività in fuoristrada diciamo che sono diventati collaterali. Noi siamo un po' quello che pensiamo mancasse all'interno del panorama del fuoristrada, che era sempre dedicato essenzialmente alla pratica del fuoristrada, alla pratica dell'off-road all'interno di parchi o di attività o di luoghi deputati appunto al fuoristrada. Noi cerchiamo invece di rivolgerci alle famiglie, a un gruppo, a un gruppo di appassionati che ha più l'interesse a trascorrere il tempo insieme che con le ruote nel fango, ecco, diciamo così. E tu, Diego, sei vicepresidente in questo, sì, in questo sodalizio e quindi quali sono i servizi poi che effettivamente date ai soci, a coloro che vogliono, che fanno parte del club e che si vogliono magari, che ci sentono oggi, che decidono da oggi di volersi avvicinare? Certo, beh, come servizi diamo innanzitutto l'opportunità di far parte appunto della nostra aggregazione, comunità, abbiamo delle chat riservate per i nostri soci, molto attive, e ne abbiamo diverse, e oltre a queste chat abbiamo degli incontri molto frequenti, con cadenze quasi mensili, facciamo delle castagnate in autunno, le pranzi, cene, diciamo che l'uscita in off-road diventa la scusa per passare una giornata in compagnia con i nostri soci e le loro famiglie, ovviamente. Abbiamo una serie di negozi e di esercizi convenzionati, abbiamo una linea di sconti dedicata da alcuni dei più grandi fornitori di materiale per off-road, e questo più o meno è quello che facciamo, ecco, è quello che siamo. Sì, aggiungo un dettaglio, funzioniamo sostanzialmente un po' come un gruppo d'acquisto insolito, perché abbiamo la possibilità di accedere appunto a questi listini riservati, essendo un'associazione, siamo diventati una delle principali associazioni monomarca in Italia e quindi diciamo che abbiamo un certo, siamo appetibili nei confronti delle attività commerciali che a volte ci offrono la possibilità di avere dei listini riservati. Certo. E questo è un valore aggiunto. Negli anni infatti siamo arrivati a sfiorare quasi 200 soci, quindi... Sì, quindi un gruppo molto, molto importante, un numero, sì, molto importante. Consistente. E dal 2015 tanti sono anche stati gli eventi che avete organizzato. Dal 2015 abbiamo organizzato inizialmente il raduno, perché era quello che ci piaceva
portare avanti come filosofia, nel senso di trovarci una volta tutti, una volta all'anno, a Levone, perché poi alla fine abbiamo sempre il nostro centro nevralgico è Levone, è un paesino che pochi conoscevano nel nostro ambiente e che abbiamo portato oltre i confini provinciali, regionali, ma anche nazionali, perché al nostro raduno hanno partecipato equipaggi che arrivavano dalla Svizzera, dalla Polonia, dal Portogallo e dalla Spagna. Quindi abbiamo fatto conoscere Levone e questo era anche una delle nostre volontà. Addirittura in Giappone. Addirittura abbiamo avuto dei soci giapponesi che non hanno partecipato al raduno, ma si sono iscritti per puro spirito di appartenenza al club, perché piaceva la filosofia con cui portiamo avanti le nostre iniziative. E dall'anno scorso abbiamo un socio australiano. E abbiamo un socio australiano, anche lui è attirato e affascinato dalle medesime finalità e filosofie, ha deciso di iscriversi e ci racconta le sue escursioni in terra australiana e anche il restauro della sua Land Rover che sta portando avanti da solo e con fatica da anni. E quindi dal 2015 abbiamo iniziato con il raduno e poi abbiamo pensato un po' più in grande, visto che c'era la possibilità di fare degli eventi che fossero attrattivi e anche oltremodo particolari rispetto a quello che normalmente si faceva nell'ambito del fuoristrada, abbiamo deciso nel 2018 di fare il più grande logo Land Rover mai realizzato con le automobili. Diego? Sì, infatti ci siamo trovati una sera con Max e altri soci, abbiamo detto ma quest'anno per festeggiare i 70 anni della Land Rover cosa possiamo inventarci? E ci siamo inventati su un tovagliolo una bozza di un logo fatto con diverse Land Rover e alla fine il risultato è stato più che soddisfacente, perché quel giorno sono arrivate 247 Land Rover da tutta Italia e anche da fuori, perché c'erano dei francesi, degli spagnoli, svizzeri, e insomma è stata una bella festa. Sì, diciamo che è un punto di incontro per tutti coloro che sono appassionati, che gravitano intorno al Land Rover. Sì, ormai siamo conosciuti a livello nazionale sicuramente, perché quando si parla del Land Rover Club Levone e di Levone a livello nazionale ormai si sa chi siamo, ci affacciamo anche in Francia e in Svizzera e diciamo che il raduno Land Rover Levone è ormai tra i 5 più grandi raduni d'Europa e questo è un grande orgoglio, perché pensare di aver portato un paese di 400 persone a essere conosciuto in ambito europeo, è vero, per una peculiarità che potrebbe essere marginale, però siamo comunque conosciuti. Una soddisfazione anche per te, che sei anche sindaco di Levone. Una soddisfazione per me, che negli ultimi anni sono stato anche sindaco di Levone e quindi è bello vedere persone che arrivano a Levone e dicono non pensavo che ci fosse un paese così bello e non sapevo neanche che esistesse, perché Levone effettivamente era poco conosciuto. Sì, è conosciuto più sotto l'aspetto delle masche, ma neanche ancora proprio come dovrebbe. Ci stiamo lavorando anche su quello. A proposito di raduno, si avvicina appunto il raduno del 2024, che si terrà proprio nel secondo fine settimana di marzo. Si terrà il 16 e 17 di marzo di quest'anno. Speriamo che il meteo ci aiuti, perché ci sta mettendo in grosse difficoltà relativamente. Il fango lo sta preparando, non c'è bisogno di bagnare. Il fango speriamo che non sia troppo, perché quello poi comporta dei problemi legati alla gestione dell'evento. Abbiamo vissuto in passato, abbiamo già l'esperienza di edizioni particolarmente fangose. Qualcuno ci raccontava di macchie di fango sulla Torino-Milano alla sera della domenica. Speriamo che non si ripeta. Siamo arrivati alla 12ª edizione, abbiamo dovuto fermarci per il Covid per 2 anni e quindi siamo arrivati alla 12ª edizione. Le premesse sono buone. C'è una buona già preadesione, quindi da questo punto di vista. Fino a quando sono aperte le iscrizioni? Ma sostanzialmente noi non prendiamo preadesioni per evitare di mettere in condizione le persone di dover scegliere o di doverci rinunciare dovessero cambiare le cose. Quindi per noi sono sempre aperte, chiediamo una preadesione gratuita per avere un'idea di quanti saremo, perché comunque dobbiamo a livello organizzativo. Esatto. Dobbiamo strutturare l'evento, però le previsioni sono buone e speriamo che appunto con l'aiuto del meteo possa venire di nuovo
una manifestazione che ha visto partecipanti arrivare un po' dappertutto. Entrando un po' nel vivo all'interno del programma, io leggo perché non posso ricordare nemmeno tutto, si inizia appunto sabato 16 marzo con l'arrivo dalle 8 dei partecipanti, le iscrizioni e il via poi al briefing e la partenza dei due giri, due tipologie sì, di allora, giri in base alla difficoltà. Sì, abbiamo cambiato un po' la filosofia, abbiamo deciso di cambiare, per portare qualche novità. E quindi il giro difficile che noi chiamiamo giro hard della domenica l'abbiamo spostato sul sabato e contemporaneamente ci sarà un giro escursionistico che andrà a toccare i punti, i paesi intorno a Levone. Certo. Negli altri anni si arrivava fino a San Bernardo di Mares, quest'anno con la neve non credo che si riuscirà. No. E quindi nella giornata di sabato, dopo le iscrizioni e la parte introduttiva dove andiamo a spiegare ai partecipanti, dedichiamo molta attenzione al coinvolgimento dei partecipanti e al fatto di spiegare a loro quali sono la bellezza di fare fuoristrada, ma anche i rischi e i pericoli. E quindi prima delle escursioni facciamo degli incontri in cui spieghiamo che dove andiamo sono strade di montagna, principalmente perché il nostro è un contesto montano. Certo. E quindi cerchiamo di renderli partecipi della necessità di essere sempre assolutamente prudenti, di procedere piano, di fare attenzione dove si mettono le ruote e che il divertimento deriva proprio dall'arrivare anche sani e salvi. Certo, dalla coscienza delle persone. Dalla coscienza, esatto, di poter tornare a Levone. E poi il pomeriggio, un'altra passeggiata sui due pomeriggio lo racconta Diego, il pomeriggio. Ecco, raccontaci cosa verrà. Il pomeriggio si andrà a visitare le bellezze, le peculiarità di Levone. Di bellezze artistiche e non gastronomiche, scommetto. Esatto, sì. Si farà la visita alla Cantina delle Masche, dove si degusteranno i vini locali prodotti proprio lì in Levone. Ci sarà il giro turistico per il paese con la passeggiata fino al mulino. Si andrà a visitare Molli, che è un nostro orgoglio, è l'unica Land Rover adibita a biblioteca che si trova all'interno del parco del comune di Levone. In tutto il mondo. Unico, ecco, non ce n'è un'altra. Non ce n'è un'altra, quindi. Quindi quella è proprio una cosa a cui teniamo particolarmente, siamo proprio un po' affezionati. E quindi si farà questo giro all'interno del comune e poi si ritornerà nella zona adibita che si svolgerà all'interno dove c'è il salone polivalente. Dove c'è il salone polivalente, quell'area lì viene riservata al raduno. Il raduno è anche un aspetto molto importante, questo è sempre stato organizzato con la collaborazione della Proloco di Levone. Questo perché abbiamo sempre voluto coinvolgere le realtà che in locali. Qualche modo, esatto, fanno vivere la comunità e il comune, e la Proloco è un elemento fondamentale che ci ha sempre aiutato e supportato. Sì, una sinergia quindi tra tutte le forze in campo. Ed è oltretutto è uno appunto dei valori aggiunti del raduno, perché chi arriva da lontano ha il modo di apprezzare anche le attività della Proloco e anche la capacità della Proloco di cucinare, che non è da sottovalutare. Certo, infatti poi ci sarà la cena. Poi ci sarà la cena e dopodiché nell'area adiacente a dove c'è il parcheggio stiamo approntando un pistino trial dove chi vorrà potrà sbizzarrirsi nelle evoluzioni. Potrà scatenarsi. Sì, è una cosa molto apprezzata, primo perché è esattamente all'interno del raduno, quindi è di facile fruibilità anche per chi non partecipa attivamente. Esatto, per chi non vuole entrare con l'auto, e poi perché lo facciamo di notte, lo facciamo illuminato, metteremo dei fari per illuminare tutto il tracciato, e quindi ha anche un suo fascino. Un suo perché, esatto. E poi si passa alla giornata di domenica, dove sono riaperte le iscrizioni, e si terrà poi un altro giro. Domenica è, diciamo, il giorno tranquillo. Più tranquillo dal punto di vista delle escursioni, ma con più affluenza da parte del pubblico, perché chi non riesce a venire sul sabato e la domenica comunque cerca di arrivare. E quindi abbiamo
tanti partecipanti che arrivano a domenica mattina. Ripeteremo tutta la fase dei briefing e di spiegazione di quello che sarà il giro. È un giro di circa 40 km che va a toccare il territorio dell'Alto Canavese, delle nostre zone, per fare rientro a Levone intorno a l'una e mezza per il pranzo, e poi c'è la possibilità di entrare di nuovo nel trial e di giocare tutti insieme fino al pomeriggio inoltrato. Sì, quindi una due giorni molto... Due giorni intensa, arriviamo alla fine che siamo sfiniti. Felici ma stremati. Però è bello, come ho condiviso tante volte con Diego, la parte più emozionante è vedere le persone che quando vanno via sono contente. Ti ringraziano. Sì. E questo penso che sia proprio l'aspetto che ci fa capire che vale la pena fare la fatica di organizzare una manifestazione del genere. È faticoso organizzare una perché richiede ormai una quantità di permessi che sono infiniti. Tu ne sai qualcosa. Io ne so qualcosa, però riusciamo ad averli tutti. E quindi vuol dire che in tutti questi anni abbiamo lavorato bene, siamo stati bravi, ci siamo sempre comportati bene e le amministrazioni dei comuni vicini ci rilasciano le autorizzazioni senza troppi problemi, perché sanno che ci comportiamo bene. Proprio per la questione di comportarsi bene, la gestione della sicurezza, ci tenevo a ricordare anche la collaborazione e l'aiuto della Protezione Civile e dell'AIB. Partecipa anche l'AIB di Rocca, che ci aiuta nella gestione nell'afflusso e del deflusso delle auto, perché ci sono dei momenti della giornata in cui arrivano tutti insieme e vanno via tutti insieme. E quindi anche la provinciale. L'AIB di Rocca è ben contenta, di Rocca Canavese è ben contenta di aiutarci e di collaborare con noi. E dall'inizio del raduno anche loro sono 12 anni che partecipano e quindi abbiamo creato una piccola macchina all'interno appunto del raduno che ci consente di essere efficienti e sicuri che ognuno sa fare quello che è necessario fare in quel momento. Certo, se doveste fare un appello per avvicinare quelli che non sono appassionati, non lo sono ancora perlomeno, perché avvicinare gli appassionati è abbastanza facile. Sì. Bisogna sempre cercare di andare anche a prendere quella cerchia di persone che in realtà non si sono ancora avvicinate. Perché devono venire a Levone? Devono venire a Levone perché è un evento che ti fa sentire al centro di una manifestazione che è unica nel suo genere. È unica nel suo genere perché abbiamo creato tutti in questi anni una coreografia, una serie di eventi e di appuntamenti che lo rendono diverso da tutto il resto. Sembra una cosa banale, ma anche il fatto di partecipare all'interno di un evento in cui ci sono delle cose che non vedi assolutamente da altre parti, ti fa sentire al centro di un evento unico e questo aumenta lo spirito aggregativo. Non dimentichiamo che abbiamo fatto, lo vediamo sullo schermo alle mie spalle, il Land Rover gonfiabile più grande del mondo, ce l'abbiamo noi, l'abbiamo fatto costruire apposta e lo gonfiamo e lo montiamo per quei giorni. Perché chi lo vede si rende conto di essere in un posto magico, unico che non ha visto da altre parti, ha ragione Diego, magico, e quindi perché non venire a Levone per scoprire questi aspetti? Saranno coinvolti anche i bambini? Ci sono i bambini, c'è il parco giochi, ci sono le attività, c'è un grande prato dove possono giocare a pallone e quindi c'è tutta la possibilità di essere partecipanti anche se si hanno bambini, anche se si ha una famiglia. E si può trascorrere un fine settimana in Canavese, perché poi alla fine Levone strutture ricettive non ne ha, ma può venire, chi vuole venire a Levone potrà dormire nei paesi vicino, potrà scoprire anche i paesi vicino e dare anche una mano all'economia, che non è una cosa che possiamo sottovalutare. No, ovvio, si va a creare un entourage per tutti i comuni del Canavese. Normalmente importante. Gli alberghi della zona in quei giorni sono sempre pieni. Siamo riusciti ad accordare con alcuni alberghi importanti tra Salassa, Rivarolo e Cirie dei prezzi particolari, sì, visto certo, che comunque agevolati. Questo non è un periodo in cui sono particolarmente pieni e quindi ci fanno delle convenzioni particolari, i partecipanti dicono che vengono a Levone e ottengono un prezzo speciale per la Camera.
anche questa è un'agevolazione che hai che altrimenti non potresti avere. Certo, io vi ringrazio, se volete ancora dire qualcosa. Sì, vorrei fare un appello, visto che abbiamo fatto un appello per venire a Levone, io farei un appello a non demonizzare la pratica del fuoristrada. Si può fare turismo con il fuoristrada, si può fare economia con il fuoristrada, senza pensare che si vada a impattare necessariamente su quello che è l'ambiente, la natura e quant'altro. C'è la possibilità di coesistere se si trovano realtà come la nostra che hanno rispetto e hanno la volontà di comportarsi bene, perché dare l'esempio è il primo passo per poi ottenere i risultati. Certo, grazie, in bocca al lupo. Grazie. Speriamo grazie a tutti. In un evento sicuramente che sarà speriamo che top. Riesca benissimo, siete invitati, se avete voglia di venire certo. A trovarci ci farà molto piacere e aspettiamo tutti a Levone il 16 e il 17 marzo di quest'anno. Grazie. Grazie. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, quindi vi ricordo anch'io di prendere parte il 16 e 17 marzo al raduno organizzato dal gruppo del Range Rover di Levone. Mi raccomando, continuate a seguirci su NTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. A presto!